Professor Guarino, ma tutto ciò, amministrazione, enti, aziende, istituti pubblici, è veramente molto complesso. Si potrebbe avere anche un'organizzazione più semplice? Facciamo un esempio semplicissimo. La macchina che io immagino tutti uomini e donne, anzi più le donne che gli uomini conoscono, è quella per fare il caffè. C'è la macchinetta napoletana, quella che è diventata celebre per le commedie di Eduardo. Ci sono le macchine espresso, quelle che si trovano nei bar. Ci sono le macchinette espresse che hanno la regolazione per dare il caffè che si sveglia a una certa ora con un sistema automatico di sveglia. Ora, se perfino una macchina così semplice come quella del caffè è diversificata secondo gli scopi che devono essere realizzati, si immagini per un'organizzazione così complessa quale quella dello Stato in senso lato, che comprende la pubblica amministrazione e i vari enti, come la macchina debba essere diversificata. Allora abbiamo una macchina fondamentale che è quella della pubblica amministrazione in senso stretto, che serve per svolgere i compiti fondamentali che sono stati in precedenza illustrati e che consiste e consistono essenzialmente nel produrre degli atti giuridici. Ma lo Stato oggi non svolge più soltanto questi compiti fondamentali, ne svolge infiniti altri. E allora man mano che ci si distacca da questa funzione originaria ed essenziale, man mano che vengono altre funzioni, ecco che è necessario modificare anche le caratteristiche della macchina.